Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo della paura degli aghi. Come sapete, la bellonefobia è una paura molto diffusa, è diffusa tra le persone che principalmente hanno avuto dei traumi in età infantile. In verità non è così tanto scontato non avere paura degli aghi, perché un ago ovviamente ti punge e un ago penetra all'interno della pelle, quindi in realtà dà fastidio, fa male. Il problema è quanto noi ingigantiamo questo evento, che in realtà è millimetrico, temporaneo e subito dopo non lascia dolore. Quindi probabilmente dietro la paura degli aghi c'è anche un trauma infantile. Immaginate che mia moglie, che fa la pediatra, mi racconta che quando un bimbo sta nel suo studio, magari una mamma gli può dire: stai attento, comportati bene, perché se no il medico ti fa la puntura. Quindi è come se questa paura in realtà venisse instillata un pochettino da qualcuno o da qualcosa o da un evento traumatico e poi ti rimane. Il fatto che ti rimanga fa sì che ogni volta che tu ti riapproci a fare per esempio un prelievo del sangue oppure devi fare una puntura, inizi a sudare freddo, ti senti un pochettino debole e hai veramente un'ansia nei confronti di questo evento. Però non è niente di più rispetto a un pizzico, non è niente di più rispetto a una botta che puoi prendere, e ci sono delle cose che in realtà fanno più male rispetto alla puntura dell'ago, però noi lo mitizziamo e rendiamo questo evento talmente tanto catastrofico che ci sembra che ci stia pugnalando praticamente un qualcosa o un qualche strumento molto più grosso rispetto all'ago. Vi faccio vedere per esempio alcuni tipi di aghi. Allora, partiamo da un ago molto lungo, magari da spinale, quindi la lunghezza, e anche la larghezza devo dire molto grande, anche questo ancora più grande. Si definiscono in gauge gli aghi, quindi nel diametro e anche nella lunghezza, quindi si definisce sia la lunghezza che il diametro. E poi possiamo arrivare a degli aghi sempre più piccoli come questi, fino ad arrivare a aghi molto più microscopici come questi, che si usano in realtà per effettuare delle infiltrazioni di anestetico locale, per esempio sotto ai nei, oppure delle infiltrazioni delle labbra dove può passare un filler molto morbido. Ovviamente tutto dipende da che cosa va fatto passare attraverso quell'ago, quindi il componente. Se devo far passare un gel di acido ialuronico molto denso, non posso utilizzare un ago microscopico. Quindi perché qualcuno usa un ago piccolo, perché qualcuno usa un ago grande, questo ovviamente dipende solamente da che cosa devo veicolare attraverso quell'ago. Se devo per esempio effettuare un prelievo del sangue, ovviamente non posso farlo con un ago così piccolo, altrimenti non passerebbe il sangue e non passerebbe tutto quel sangue che serve, che è necessario per acquisire la provetta per poter farlo esaminare. Quindi posso usare un ago un pochettino più grande, che permette quindi la fuoriuscita di sangue e poi l'inoculazione attraverso la provetta. Ultimamente si usano delle farfalline, che sono quindi degli aghi molto molto piccolini che entrano solo per poco. Tutto sta ovviamente a come vi fanno il prelievo, cioè se la sensibilità dell'operatore è ad altissimo livelli, ovviamente riesce subito a beccare il vaso e riesce a prendervi il sangue in maniera indolore. Cosa fare per superare la paura degli aghi? Vi do tre consigli. Uno intanto è accompagnarvi, quindi portare il giorno del prelievo una persona che vi rilassi, una persona amica, sicuramente non un parente che sia lì a compatirvi, a dirvi delle parole che non hanno senso, ma avete bisogno di un qualcuno che vi porta la testa altrove, quindi una persona che vi svaga. Mi viene da pensare un amico oppure un fratello che vi fa divertire perlomeno le prime volte. Il secondo consiglio è quello per esempio di provarvi a isolare, cioè mettervi delle cuffie, ascoltare della musica che vi fa stare bene, quindi nel momento in cui l'operatore va a farvi il prelievo voi siete totalmente distratti rispetto alla situazione, quindi quasi non lo percepite. Il terzo consiglio è quello sicuramente di dirlo alla persona che vi sta per fare il prelievo. Sicuramente avrà una cura in più, avrà un'accortezza nel mettervi a vostro agio, nel farvi sentire un pochettino più a casa, vi rilasserà, vi sdraierà, perché voi ovviamente avrete paura di svenire, avrete paura di sentirvi male. Questo è tutto normale, perché si hanno delle crisi vagali, si può avere un po' di ipotensione e si rischia a volte anche di svenire dopo un prelievo, però è tutto normale. E se la persona che avete di fronte è empatica e vi tranquillizza, probabilmente questa procedura fluirà in maniera molto naturale. Se ti è piaciuto questo video e soprattutto se ti è piaciuta la modalità con la quale ho risolto il cubo di Rubik mentre spiegavo la paura degli aghi, metti un mi piace al video, scrivimelo nei commenti, attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui miei prossimi video e ciao!